Notizie di Prato TG, a tutti buonasera. Un uomo di 60 anni residente a Pistoia è morto la scorsa notte in seguito a un incidente avvenuto sull'autostrada A1 direzione nord nei pressi di Calenzano. La vittima era alla guida del suo furgone quando ha perso il controllo ed è finito contro un camper, i cui passeggeri, 5 persone, sono rimasti illesi. L'incidente si è verificato in un punto dove c'è uno scambio di carreggiata per via di un cantiere. Pare che il sessantenne sia stato colpito da un malore. Il sostituto procuratore della Repubblica di Prato, Lorenzo Boscagli, ha disposto l'autopsia. Cocaina, hashish, una pistola e munizioni. Un 33enne è finito in manette. Lo hanno arrestato i carabinieri di Iolo. Sentite. Un chilo e mezzo di hashish, mezzo etto di cocaina, una pistola a tamburo calibro 7,65 senza matricola e munizioni. È quanto hanno trovato i carabinieri di Iolo, che hanno arrestato un uomo italiano di 33 anni, disoccupato, con diversi precedenti penali, residente in via Turchia, dove sono state diverse le abitazioni passate al setaccio. Al 33enne i militari sono arrivati dopo aver denunciato per detenzione di 30 grammi di hashish un tossicodipendente. Le indagini hanno consentito di individuare il presunto fornitore. La droga, la pistola e le munizioni sono state trovate in un locale a uso di tutti i condomini del palazzo nel quale il 33enne abita. Oggi l'uomo, accompagnato dal suo difensore, è comparso davanti al sostituto procuratore Laura Canovai per l'interrogatorio e ha respinto tutti gli addebiti, dicendo che lo stupefacente, la pistola e le munizioni non gli appartengono, essendo stato trovato tutto non nella sua abitazione o nella sua cantina, ma in un locale aperto a tutto il condominio. Attualmente il 33enne si trova agli arresti domiciliari. È una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. È stato condannato in passato a 3 anni e 6 mesi di reclusione per stalking e a una pena più lieve per droga e attualmente ha a suo carico altri procedimenti. Radioterapia, in funzione il nuovo macchinario che segna la fine delle trasferte fuori provincia. Eleonora Barbieri. Il nuovo acceleratore lineare della radioterapia pratese è entrato in funzione. Per l'autunno andrà a regime e i pazienti del territorio non saranno più costretti alle trasferte per combattere la propria battaglia contro il cancro. L'annuncio è stato dato ieri dal direttore generale della ASL Toscana Centro, Paolo Morello Marchese, subito dopo l'inizio del trattamento per i primi 3 pazienti nel centro ospitato a Villa Fiorita, con cui l'ASL ha sottoscritto un nuovo accordo decennale. La macchina risolve e affronta tutti i problemi legati naturalmente alla terapia specifica, alla radioterapia, è molto molto performante, appunto, come dicevo, riesce anche a raggiungere tumori di piccolissima dimensione, salvaguardando tutto il tessuto sano intorno. L'investimento è di oltre 2 milioni e mezzo di euro ed è stato associato anche a un potenziamento del personale in modo da garantire 2 turni al giorno per 12 mesi, almeno 450 pazienti all'anno. Salvino Marzano guiderà un'equipe fatta di altri 3 medici, 4 tecnici e 2 fisici sanitari, tutto personale ASL. Il vecchio acceleratore sarà dismesso a luglio, il nuovo macchinario entrerà a regime a settembre perché per tutelare il paziente i percorsi già in essere altrove devono essere chiusi prima di tornare a casa. In autunno quindi inizia una nuova era per la radioterapia pratese e il modello sarà replicato anche a Empoli. Darà la possibilità a molti più cittadini di avere questo tipo di trattamento vicino a casa, con una strumentazione moderna che riduce i tempi e il numero di cicli, quindi sicuramente un notevole miglioramento nel servizio della radioterapia pratese. Parliamo di elezioni, il ballottaggio del 9 giugno, il candidato sindaco del centro-sinistra, il sindaco uscente Biffoni, promette un parco giochi in ogni quartiere. Alessandra Grati. La struttura del parco giochi Gioca Gio, replicata in città. La realizzazione di nuove case destinate tramite affitto calmierato alle giovani coppie e l'organizzazione di condomini solidali. Queste le principali proposte per bambini, giovani e anziani del candidato sindaco del centro-sinistra Matteo Biffoni. L'idea è di riprodurre la struttura di via Marradi, che attira famiglie da tutte le parti della città, innanzitutto in via Ferrari, Salle Badie. Ma Biffoni propone anche un percorso partecipativo per i bambini. Vorrei che, proprio siccome c'è previsto questo strumento, l'articolo 12 della Convenzione, renderlo uno strumento operativo di ascolto e di formalizzazione delle proposte e delle opinioni dei bimbi e dei ragazzi anche all'interno dell'amministrazione comunale.
Per i giovani, oltre al potenziamento della Lazzarini con una nuova struttura casale e la media library, Biffone ribadisce la strada dell'affitto calmierato, forte anche delle domande arrivate per via di Gelle e Vergaio. Io penso che questo sia un filone di intervento che dobbiamo necessariamente e assolutamente implementare. Cassa Depositi e Prestiti, quando è venuto qui a Prato, ci ha fatto i complimenti, ci ha detto che siamo stati molto efficaci, vorremmo, e utilizzando questa disponibilità per fare altri interventi, vorremmo proseguire su questa strada, perché la risposta è stata incredibilmente robusta. Infine, per Lanzani, la proposta di un condominio solidale. Il primo potrebbe sorgere in via Bologna, altri invece saranno individuati con la collaborazione degli amministratori di condominio. I condomini in cui giovani coppie e persone più anziane stanno insieme, vengono messe in connessione, mettiamola così, e utilizzano reciprocamente le proprie opportunità per far sì che tutti vivano meglio. Giardini presi in adozione e sentinelle antidegrado è la proposta del candidato sindaco della coalizione di centrodestra Daniele Spada. Adotta un giardino, il nome del piano di riqualificazione, manutenzione e rivitalizzazione del verde pubblico pensato da Spada e che prevede il coinvolgimento delle associazioni di volontariato, di quelle animaliste e di soggetti privati. I giardini e i parchi sono luoghi di aggregazione e socializzazione che meritano grande attenzione e valorizzazione, le parole di Daniele Spada, eppure così non è stato e la situazione è sotto gli occhi di tutti i pratesi. Servono maggiori risorse, ma soprattutto serve una visione che coinvolga le tante realtà e le tante energie presenti nella nostra città. Attraversamento con semaforo rosso, guida senza patente, veicoli non assicurati, uso di telefonino al volante, utilizzo dell'auto confiscata. Automobilisti indisciplinati puniti con una raffica di multe dalla Polizia Municipale che nei giorni scorsi ha fatto controlli in diverse zone della città. 3 i veicoli trovati senza assicurazione sequestrati, un conducente multato per guida senza patente, un altro per essere passato con il rosso, 5 multati perché non indossavano la cintura di sicurezza e 3 per l'uso del telefonino alla guida. Sequestrata inoltre l'auto a un cinese che la usava nonostante fosse confiscata e priva di assicurazione. Si è abbassato i pantaloni e le mutande, ha mostrato i genitali ai passanti e così lo ha trovato la polizia, subito avvertita e arrivata in via Croce. L'uomo, 60 anni, italiano, domiciliato a Prato e con precedenti penali, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico. È successo nella mattina di ieri, quando gli agenti lo hanno fermato, il 60enne è apparso in stato di ubriachezza. Non ha opposto resistenza, si è fatto identificare, poi è scattata la denuncia. E torna il prezioso portone a protezione della biblioteca roncioniana, portone che era stato danneggiato da un'auto lo scorso inverno. Alessandra Grati. Restaurato a tempi di record, il portone ottocentesco della biblioteca roncioniana, gravemente danneggiato la mattina del 12 gennaio scorso da un'automobile. Meno di 6 mesi per un'opera certosina autorizzata con procedura d'urgenza dalla soprintendenza che ha permesso di riutilizzare buona parte del legno originario, un cipresso ormai introvabile. È stato praticamente smontato il portone e trasportato al laboratorio di restauro dove in maniera puntuale è stato ricostruito in ogni sua parte danneggiata con pochissimi inserimenti di materiale nuovo, soprattutto utilizzando le parti che erano cadute a terra con l'urto e poi ricollocato qui sulla sua posizione originaria. Un'impresa che ha richiesto anche l'utilizzo di macchinari particolari e lavori di muratura. Si era deformato soprattutto, oltre che aver perso alcune parti, aveva subito una curvatura sia nel senso verticale che nel senso longitudinale, quindi è stato portato in laboratorio dove tramite delle presse di bassissima potenza è stato riportato nella sua forma originaria. Intanto procedono anche i lavori interni che sono stati finanziati in 4 tranche dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato con 500.000 euro. Si tratta in parte di lavori di restauro, restauro da vari punti di vista, il palazzo presenta evidentemente tantissime tipologie diverse, in parte di lavori di adeguamento degli impianti che saranno completati presumibilmente circa 6 mesi. Ecco.
Energia in squadra è il titolo del concorso regionale promosso da Estra e Lega Ambiente, destinato alle scuole, prima classificata la classe di una scuola pratese, Barbara Becchimanzi. Sono stati i ragazzi della terza G della scuola Pier Cironi a vincere per la regione toscana il concorso Energia in squadra e ad avere la meglio sugli oltre 8.500 alunni partecipanti. L'iniziativa rientrava nel progetto Energicamente che, promosso da Estra e Lega Ambiente, da anni punta a educare gli studenti al risparmio energetico e alla tutela dell'ambiente. La scuola ha ricevuto in premio l'Estra Day, una giornata di festa, giochi e attività, tutte all'insegna del rispetto dell'ambiente. Estra ormai da tanti anni porta avanti energicamente questo progetto di educazione ambientale per i ragazzi delle elementari e delle medie. Siamo un'azienda che è veramente attenta e ci tiene all'educazione dei giovani e facciamo tanto oltre a energicamente per educare i ragazzi al risparmio e anche all'utilizzo delle tecnologie a favore del risparmio energetico, perché sappiamo che le risorse non sono infinite. La partecipazione al concorso prevedeva la realizzazione di un progetto legato al tema dell'ambiente e della sostenibilità energetica. Abbiamo realizzato questo video a tema risparmio energetico, uno perché era una cosa utile e due perché comunque ci divertivamo a fare questo video, perché si poteva rendere più divertente un argomento che a lezione penso sia più noioso. Il messaggio di questo video era lasciare un'impronta in quella che è la società di oggi e soprattutto è venuto fuori il grande spirito di squadra e il forte lavoro, il duro lavoro che abbiamo messo tutti noi per realizzare questo video, che in realtà è solo il frutto di un grande percorso che c'è stato. È tutto, non ci sono altre notizie, arrivederci.